Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora, siamo arrivati a Bari oggi Sulla costa deliziosa. con la crociera e l'altra volta quando abbiamo fatto il video della focaccia abbiamo chiesto a parecchia gente che conosciamo qual era la miglior focaccia di Bari. La nostra prima supposizione, la focaccia che a noi era la migliore, è Magda. Però quella che invece tutti quelli che conosciamo ci hanno detto Ci hanno consigliato era quella di Fiore. Fiore. Quindi oggi che siamo qui a Bari di nuovo ci siamo messi nella missione di provare entrambe e fare il paragone tra entrambe le opzioni. Quindi assaggeremo quella di Magda e anche quella di Fiore, poi condivideremo il nostro parere. Tu che pensi? Ci siamo appena arrivati davanti a Magda e non vedo l'ora di addentrare un pezzo di focaccia, anzi una ruota di focaccia. Quindi siamo appena arrivati qui a Magda. Ora entriamo e vediamo cosa ci offrono. Paradiso. Un'opera d'arte. Sì. Che ci puoi dire? È croccante, si scioglie in bocca, saporita, il pomodoro è dolce. Mi piace che abbiamo lasciato il fiore per ultimo perché così abbiamo un livello veramente alto per paragonare, quindi vedremo. Non è secca, è veramente succosa, i pomodorini, spettacolare, si sente, non è troppo oleoso, alla perfezione per me. Io sono ansioso per provare quella di Fiore, però effettivamente Magda è spettacolare. Ora siamo appena partiti da Magda, qualche minuto fa, 15 minuti di camminata, stiamo per arrivare al Fiore, che è l'altra focacceria che ci è stata consigliata. Quindi ti voglio chiedere cosa pensate della prima focaccia? Focaccia di Magda non delude mai, quindi mi raccomando, fateci un salto. E cosa ti aspetti da Fiore perché sia migliore che quella di Magda? Questa domanda è difficile da rispondere. Che sia più alta. Più alta? Sì. Però voglio la stessa croccantezza sotto e nella crosta. Quindi mi aspetto che sia più alta, più spessa, intendo. Però la croccantezza ci deve essere. Va Tu? bene, a me quella della Magda veramente era molto buona. Se quella di Fiore ha lo stesso succo, soprattutto c'è una cosa che mi piace molto, è che sotto i pomodorini diventa molto morbida e succosa. Sì, si vede che Quindi, sono spezzati a mano quelli di Magda. esatto, quindi sì, riesce ad avere più di modo più consistente quella parte soffice tra i pomodorini, a me vince tutto. Quindi Vediamo, vedremo adesso. siamo curiosi. Esattamente. Ed eccoci qui, siamo arrivati. Pronti per l'assaggio, io come vi ho detto da Magda sono partita dalla crosta, quindi partirò anche qui dalla crosta.
Ma la fine. A cambio di scappa. Quindi? Croccante. Quella di Magda è più oliosa. Sì. Questa di Fiore ha più polpa di pomodoro. Sì. Pertanto non hai il rischio che se non mordi dove c'è il pomodoro che sia secca. Buona. Tu avevi detto prima che ti aspettavi per vincere quella di Magda magari più alta. Esatto, sì, è leggermente più alta, non troppo. Secondo te? Allora, io avevo l'impressione che l'altra più alta, secondo te? Sì, forse hai ragione, ricordando bene le foto, l'altra più alta. E quindi? Verdetto finale, mi piace più quella di Magda, più soffice, più unta. Più unta? Sì. Sì. Va bene. Ma questa è molto buona, per carità. Allora, ragazzi, come vedete, secondo me, come diceva Marina, non è alta come quella di Magda. Sembra di essere coperta di pomodorini. Quella di Magda ha parecchi intervalli. Quindi, vedremo. Onesta, no? Molto. Quello che dicevo, che già questa parte soffice qui sotto i pomodorini, in contrasto con la parte un po' più bruciacchiata, che è la parte dove non ci sono i pomodorini, mi sembra che ha fatto un gran lavoro Fiore. Quindi in questo senso ha veramente più pomodori, è più succosa. Forse non sono neanche solo pomodorini, mi sembra che sono proprio passata forse spremuti. Molto molto succosa e vale la pena assolutamente. Poi quella di Magda però è un po' più croccante il sotto, soprattutto nella parte interna, quindi la parte sotto è più cotta di maniera più omogenea, secondo me. Il mio parere è che mi sa che io preferisco quella di Magda. I pomodorini sono un po' più dolci nonostante ci siano un po' di meno. L'impasto, questo un po', nonostante la parte superiore sia più succosa, la parte del pane di Magda è un po' più soffice ed è più croccante. Quindi io ve l'ho detto, secondo me Magda è meglio. E c'è anche da dire che a Magda si può mangiare dentro seduti, quindi è un ambiente, c'è tutto un ambiente, che invece qui al Fiore la prendi e la porti via. Però qui stiamo andando veramente sul dettaglio. Potete mangiare ad entrambi i posti e sarete serviti benissimo. È veramente buona da entrambi i lati, quindi non vi preoccupate che non vi sbagliate, andate sul sicuro con tutte e due. Se devo scegliere una, io andrei da Magda. Entrambi. Quindi Magda è la vincitrice per noi. Me sì, il prezzo delle due. Qui abbiamo pagato 4 euro. E c'era un panzerotto. Sì. Sì. Allora, il prezzo penso basicamente che sia 2 lo euro. Stesso, 2-4 euro mangerete abbastanza, ragazzi, non c'è come sbagliarvi, veramente buone da entrambi, Magda, vince. Bene in avanti.